Il vicolo è il vicolo Tintori e quello di là è il vicolo Paiari. Da via impagliavano, facevano le sedie impagliate e così, no? Qui invece c'erano le tintorie della seta, però è rimasto solo il nome. In pratica le rogge servivano per la lavorazione della seta. La funzione della roggia era quella, no? Perché sul percorso delle rogge si trovano sempre le seterie, quelle case che adesso sono case popolari, dove si lavorava la seta, insomma. La passeva in pratica sotto le case, no? Adesso ieri sera tu una volta se la vedeva. Qua noi siamo proprio sopra dove passa la roggia. E la neva fino in fondo, era solo un passaggio di 1 metro. Il passaggio seria quellino, che è l'archetto piccolo, no? E se poteva piancheggiarla fino in fondo. Qua l'era chiuso, eh? L'arco li ha fatti dopo. Qui l'era chiuso. Davanti all'arco c'era la fontanella, dove subito dopo la guerra, nel 45-46, no? E se veniva a prendere l'acqua con i secchi, se la metteva sui lavandini, c'era il secchio nella cucina, non era l'acqua corrente. E questa è l'acqua che adoperavamo per necessità giornaliere, insomma. No? Sì, c'è un avvolto, entrando in questo avvolto si vede la roggia che passa qui dentro. Però è pieno di materiale anche pericoloso. Le donne veniva qui con i panni e le aveva e l'acqua che passava dalla roggia e saliva per La sciacquarli, pulisce, insomma, così. Più avanti c'era una falegnameria. Dalla roggia, la roggia era incanalata sul sacco delle ruote con il mulino, no? E faceva funzionare le macchine della falegnameria. Non la utilizzavamo per fare il bagno, andavamo nel legno noi a fare il bagno, no? La roggia la costeggiavamo tutti i giorni perché c'era il ricreatorio là, no? Però non è che ci serviva per giocare, insomma, ecco. L'acqua per bere, c'era la fontana qua, qui c'era un muro, no? Si entrava nella roggia e serviva anche da passaggio perché una volta si poteva passare di qua. C'era campagna, insomma, no? Ecco, la roggia serviva anche per abbeverare gli orti. Qui è il vicolo Paiari. Qui la roggia si incanalava qua, lì dove c'è quello slargo lì, no? C'era la ruota del mulino che faceva funzionare le macchine della falegnameria che era dentro di qua, c'erano le macchine della falegnameria. Falegnameria Colombo. Qua si giocava al pallone. Da bambini, no? E d'inverno quando nevicava venivano i passeri e mettevano fuori le tagliole. Tutto quello che si poteva prendere andavamo nel leno a pescare. Allora nel leno c'erano i marsoni. Le trote non arrivavamo a prenderle perché quelle sono veloci, no? Sotto i sassi c'erano i marsoni, che c'erano dei pesci con la testa grossa. Andavamo giù con la forchetta, alzavamo i sassi, eh? Tac, e li infilzavamo e avevamo un filo di rame attaccato al centurino, no? E li infilzavamo col centurino, vedevamo casa col filo pieno di marsoni, 10, 12. E i nonni mettevano in padella del 45, 46, 50. Subito dopo guerra, subito dopo guerra. Da mangiare ce n'era, non è che si pativa la fame, però erano sempre quei cibi. Patate, i genitori ce le mettevano nel baule, chiuse, perché noi come ragazzini le prendevamo, andavamo, non so, giù lungo il leno, facevamo un fuoco e le cuocevamo nella brace. Però che le robeve, le portavamo via da casa, no? E